Allora iniziamo questa nostra manifestazione e il primo intervento è quello suo che si presenta. A te la parola. Grazie mille. Scusate tanto, sono un po' emozionato il fatto di sentire l'inno Italia, anche se sembra strano, perché sono senegalese, mi chiamo Fall Mustafa, sono dalla CIS di Brescia, tutte le volte che adesso sento questo inno mi fa qualcosa, perché quando sento i miei bambini cantare l'inno d'Italia, sono molto contento, perché sono italiano. L'Italia da cambiare, l'Italia da cambiare, sì certo da cambiare. La CISL mobilità, la CISL riformista, un sindacato che sa adattarsi ai momenti giusti. Io dico grazie alla CISL. E perché dico grazie alla CISL? Sai, è un po' di anni che siamo qua. L'Italia per noi anche è casa nostra, è casa nostra. E quando, con questi effetti da questa crisi che abbiamo visto, che il gap, lo spazio tra, io no, non dico extracomunitario, dico comunitario extra, tra il comunitario extra e l'italiano, cittadino italiano, che questo gap sta cercando di allargarsi, io ho paura, perché dicevo, i miei figli sono cittadini italiani, anche se sono nati qua, sono cittadini italiani, non hanno ancora la cittadinanza, però loro si sentono italiani. Io mi sento italiano, perché ho dato tanto a questo paese, e questo paese mi ha dato tanto. C'è un fatto, quando è successo mi ha fatto tanto male a Brescia, e dico ancora grazie alla CIS, perché hanno saputo, il nostro dirigente, hanno saputo, il nostro segretario generale, ha saputo alzarsi presto con la sua segreteria a agire, cioè l'istoria della gru, tutti hanno sentito la gru. Io spero ancora di non vedere ancora una seconda gru, io spero veramente. La CIS ai primi momenti si è alzato presto, insieme, tutti insieme abbiamo cercato di far scendere questi ragazzi, perché io Fall, personalmente, non andrò mai su nessuno gruppo, per niente. Però per questa legge, che uno, c'è questa crisi che tanti hanno perso il lavoro, io in tre anni di, come operatore sindacale, ho visto di tutto e di tutto. Ragazzi per 20 anni hanno sempre lavorato, hanno perso il lavoro, stanno perdendo il permesso. Io, per me questo è inaccettabile. La CIS sta facendo tanto, però io chiedo ancora, perché questo è casa nostra ancora. Come sempre, io non sono abituato a parlare davanti a tanti bianchi, dico così. Non sono razzista, non sono razzista. Mi fa piacere che mi hanno accettato, non come sono io, ma come un essere umano. L'Italia è il bel paese, io ho sempre sentito questo, Italia bel paese. Per me ancora il paese più bello del mondo, perché è da 15 giorni soltanto, sono appena ritornato venerdì scorso dal mio Senegal. Guarda, quello che sta succedendo in Egitto, quello che sta succedendo, che è già successo in Tunisia, io ho paura che succeda anche in Africa nera, perché tutto questo è l'effetto di questa crisi. E poi dobbiamo chiedersi, io prima di andare ho detto,
a questo decreto flussi. Guarda che stanno arrivando ancora, perché io a casa mia in Senegal, chi conosce il Senegal, l'Africa nera in generale, lì si sente la guerra, scappano subito, non lo sanno, non l'hanno mai vissuto. Quando vedono un poliziotto scappano. Adesso i ragazzi, perché in 24 ore abbiamo soltanto 3 ore di corrente, 3 ore di corrente. La sera i ragazzi prendono la gomma, lo buttano sull'asfalto e mettono a fuoco. Cioè, questo è l'inizio. Io ho veramente paura. E poi tutto, io sono felice di stare qua ancora, sono felice di stare qua in Italia, perché la sanità ancora, giuro ve lo dico, se non hai soldi ti lasciano lì a parte. Ti lasciano lì a parte. Dico ancora, perché non è facile essere dirigente, io lo vivo sulla mia pelle, nella mia associazione. Tante volte si prendono delle decisioni, tanti non lo capiscono, però guarda, il sindacato, i lavoratori hanno bisogno del sindacato. Io vedo ogni giorno quanta gente passa nei sportelli, hanno bisogno del sindacato, gli stranieri hanno bisogno del sindacato, hanno bisogno del sindacato. E io dico ancora, grazie alla CISL che ha fatto capire che il sindacato che contratta, che fa interessi dei lavoratori, non la CISL. Grazie ancora e io spero tanto di poter vivere insieme con voi questa esperienza. Grazie.